Tra i tanti misteri contenuti nella Gioconda di Leonardo, c'è il paesaggio dipinto sullo sfondo. Frutto della fantasia o fedele riproduzione di particolari reali visti dal genio del Rinascimento? Non c'è nulla di inventato, sostiene lo storico e scrittore Silvano Vinceti, autore in passato di importanti scoperte sul ritratto più famoso del mondo. Al termine della sua ricerca, più recente, sembra aver messo una parola definitiva su un mistero che negli anni ha alimentato innumerevoli dispute. Quello che Leonardo dipinse nel paesaggio della Gioconda è il Ponte Romito o Ponte di Valle di Laterina, località in provincia di Arezzo. Alla base della ricerca, condotta grazie anche alla collaborazione dell'associazione culturale La Rocca, ci sono documenti storici mai presi in esame prima e la comparazione tra immagini riprese con un drone e quanto raffigurato nel dipinto. Innanzitutto va richiamato una dichiarazione riportata nel Trattato di pittura di Leonardo. Leonardo raffigura la realtà che ricompone all'interno delle proprie opere e lo traduce in un'espressione splendida, bellissima. La pittura è il bello che veste il vero. Il vero per Leonardo era la realtà. Per quei suoi studi botanici, geologici, studiava attentamente anche i vortici dell'acqua, tutte le caratteristiche di quella che poteva essere la natura, poi lo riporta nelle sue opere. Anche quando si parla del Ponte della Gioconda, bisogna tenere conto di quello che era una sua regola, un suo metodo. Lui si soffermava a riprendere dei particolari che poi utilizzava nelle sue diverse opere. Nel caso della Gioconda, il paesaggio che fa da sfondo, sia a sinistra del dipinto, a destra del dipinto della nobil donna, è una composizione di diversi luoghi, di diversi aspetti geologici, morfologici o anche di giochi d'acqua che lui ha raccolto durante negli anni in cui si è trovato o in Val d'Arno oppure in Valtellina oppure anche in altri luoghi, essendo uno che viaggiava spesso anche per le sue ricerche. Quindi, come si fa a affermare, come è stato affermato, amplificato, ribadito, che era stato ritrovato il vero ponte della Gioconda, un ponte che si trova a Bobbio, in provincia di Piacenza, un ponte a sette arcate, o l'altro, il ponte di Aburiano, che si trova ad Arezzo, ne cito due, potrei citarne altri, che ha sei arcate. Per Silvano Vinceti, quindi, i ponti di Bobbio, Buriano e altre località non possono essere quello raffigurato nella Gioconda da Leonardo. Le caratteristiche architettoniche e la morfologia del territorio portano a Laterina. Ascolti Leonardo, te la racconta la storia. Senti, tanto la capisci perché tu sei del posto, perché per essere del posto si capisce. Perché l'anno lì da noi è il babbo, come la nostra terra e la nostra mamma. Questo ponte che attualmente per l'inevitabile azione del tempo e delle avversità climatiche e atmosferiche, ha una sola arcata. Le altre tre sono cadute, ma ha quattro arcate. Non solo quattro arcate, ma l'altro aspetto importante è che mentre i ponti cosiddetti candidati e che sono usciti come il vero ponte della Gioconda, le due arcate, quelle che diciamo poggiano a sinistra e a destra, si attaccano alla terra, sono pianeggianti, cioè su un terreno pianeggiante.
Il ponte della Gioconda che Leonardo ripropone nel disegno ha i faraglioni dalle parti, cioè sono elementi di terreno pietra scossese pendenti e che coincidono perfettamente, perché l'arcata a sinistra, quella che ancora oggi rimane, ma anche dove c'era la laccia nell'arcata a destra, sono pietre e poi terra che sale rapidamente. Ma anche la stessa costruzione del ponte ha caratteristiche proprio romane, mentre gli altri ponti sono ponti medievali, quindi già questi sono particolari, non indifferenti. E lì c'è anche l'altro aspetto: com'è l'Arno, come Leonardo raffigura l'Arno nel paesaggio di destra. Lui fa un pezzo dell'Arno che è sinuoso, guarda caso quel ponte che si trova nel territorio del comune di Laterina è collocato in una parte dell'Arno sinuoso, e questo ci ha permesso, attraverso un metodo innovativo che non è quello solo dei documenti storici, ma attraverso un drone professionale, che ci ha reso possibile fare delle foto e video che evidenziano che la sinuosità riportata da Leonardo nel ponte della Gioconda corrisponde quasi perfettamente alla sinuosità che oggi si ritrova, perché l'anno è rimasto, le sponde non sono modificate, si ritrova dove è collocata l'arcata del ponte, che si chiama Ponte Romito o Ponte di Valle. Tra i particolari del paesaggio della Gioconda sono stati oggetto della ricerca anche un tratto del fiume vicino al ponte e alcune piramidi di terra. Qui entriamo in quella che era la bravura di Leonardo. Leonardo sapeva, era molto attento ai particolari. Basta che uno, per un attimo, mentre andate a vedere le opere di Leonardo, e troverete dei particolari incredibili, anche nell'Annunciazione. Lui ripropone uno sfondo naturale dove per la prima volta le piante oppure non sono più stilizzate, ma vengono riproposte come lui le vedeva. Lì c'è un particolare che non si vede bene a occhio nudo, bisogna prendere una foto in alta definizione, ma a valle del ponte, dove scorre l'Arno poi, abbiamo notato una piccola onda, che era abbastanza strano, perché c'è l'onda solo lì e per il resto il fiume scorre morbido, lento, non era il fiume di piena quando l'ha raffigurato, era l'Arno normale. E allora la curiosità, l'interesse ad andare a verificare sul posto, oggi, come mai? E se c'era ancora questo gioco di onde e così via. In effetti, quell'onda è creata da un muro in pietra che rinviava a un mulino medievale, che poi era anche in periodo rinascimentale, che si trova proprio, oggi non c'è più, c'è rimasto soltanto il muro in pietra, sono nuove costruzioni, a 5-6 metri, o 7-8, a valle del ponte, così come oggi noi lo vediamo. Quindi anche questo è un particolare incredibile. Poi, prima di passare anche a quello che è il paesaggio, va ricordato che io ho fatto una lunga ricerca storico-documentaria, chiaramente, mi permetteva di verificare tutta una serie di corrispondenze, perché Leonardo non ha lasciato scritti diretti sulla sua presenza lì. Ha lasciato opere come le carte d'uccello, a volo d'uccello che si trovano ad Arezzo, o altre che si trovano nella Biblioteca Reale a Londra dei re inglesi. Il ritrovamento di un documento importante del Cinquecento agli archivi di Stato di Firenze dà forza, dà fondamento, solidità al fatto che quel ponte, scritto antichissimo e frequentatissimo, era un ponte che serviva ad accorciare le distanze tra Arezzo, Fiesole e Firenze, dove Leonardo si spostava, perché non è che dormiva, andava a fare col suo gruppo, col suo staff, i sopralluoghi, ingegnere civile, militare, doveva fare queste carte a volo d'uccello, doveva fare altre funzioni che gli erano state attribuite prima nel 1501 dal famigerato Valentino, poi da Pier Soderini, gonfaloniere della Repubblica di Firenze. Questo ponte era inserito in un percorso che si chiama diverticolo, cioè una scorciatoia
che permetteva, rispetto alla Cassius Vetus, che era l'unica via di origine romana che da Arezzo arrivava a Firenze, di accorciare di parecchi chilometri il percorso. E beh, allora Leonardo si basava, portava con sé un carro con tutte le cose che gli serviva, erano buoi o cavalli, poter accorciare di qualche ora, era inevitabile che Leonardo chiamava a dedicarsi alle ricerche e agli studi e non perdere tempo nei viaggi, l'ha percorso varie volte, ma non solo. Ma noi abbiamo riproposto col drone, sulla base degli elementi, una punta, si chiama Punta Caianiello, dove corrisponde perfettamente, Leonardo si metteva a fare le carte a volo d'uccello, trovava dei punti nelle colline, collocato a livello corporeo e percettivo lì, corrisponde perfettamente a quello che lui ha disegnato e quello che col drone abbiamo visto. E infine, il paesaggio di sinistra, anche quello affascinante, nella parte bassa c'è questa strana sinuosità, sempre la parte bassa rispetto alla nobildonna raffigurata, con un gioco olografico, tradotto in un linguaggio più semplice, una struttura geologica che assomiglia un po' al Duomo di Milano gotico, a queste cose gotiche che sembrano delle piramidi. In questo caso si chiamano balze, piramidi di terra, ghiaia, miste, che si sono formate in centinaia di migliaia di anni. Bene, anche in quel caso, grazie al drone, abbiamo fatto una serie di foto e di video, poi abbiamo confrontato col paesaggio che sta in fondo a sinistra e abbiamo individuato, tra le varie composizioni che si trovano in Valdarno Superiore, non vicino al ponte di Laterina, quello che abbiamo detto prima, una che ha una corrispondenza altissima. Ma c'è di più. C'è un codice che si chiama codice Hammer, dove viene riportato disegni di balze fatte direttamente da Leonardo, quindi certificate. Quindi che lui era lì, che ha fatto queste e che sicuramente era rimasto affascinato da questa struttura che c'è solo in Valdarno, in nessuna parte d'Italia ci sono queste giochi di piramidi, lo abbia riportato nel dipinto nella parte sinistra, sotto. La Gioconda è davvero come uno scrigno prezioso, pieno di misteri, e il ponte raffigurato nel paesaggio era già stato oggetto dell'incessante ricerca di Silvano Vinceti prima della sua scoperta più recente. Consultando manoscritti ed esaminando letteralmente ai raggi X con uno staff internazionale di esperti il capolavoro, qualche anno fa lo storico ha trovato un altro messaggio lasciatoci 5 secoli fa da Leonardo. In una delle arcate è stato ritrovato i 72, anzi potrei dire ho trovato i 72. Perché Leonardo colloca i 72 sotto l'arcata del ponte? Perché i 72, che abbiamo già ritrovato anche nell'angelo incarnato e abbiamo già ritrovato nell'ultima cena, ha un'importanza fondamentale nella tradizione cabalistica e Leonardo segue e conosce bene i significati dei numeri nella Cabala. Una curiosità, nella tradizione cabalistica i numeri si sommano sempre, ma non vanno oltre i 9, 72 e anche 7 più 2. Anche in questo caso i 7 e 2 indicano quel contrasto e quell'armonia degli opposti. Il 7 della dimensione materiale e spirituale
il due del maschile e femminile, che abbiamo già ritrovato nell'angelo incarnato, e quell'insieme ci porta all'androgeno. Si apre una piccola porta attraverso il quale Leonardo ci dà un'indicazione che la Gioconda esprime una metamorfosi, un'evoluzione di quel maschile e femminile che per Leonardo rappresentava l'essere umano perfetto. Leonardo si richiama proprio a Pico della Mirandola anche in questo caso, dove Pico, nella rilettura del Vecchio Testamento, utilizzando l'approccio della Cabala, individua in Adamo l'espressione della componente maschile e femminile che si fondano in unità, in armonia, e ritiene tutto questo, lo considera l'essere perfetto. Chi ha posato realmente come modella davanti a Leonardo per la sua Gioconda? E poi, modella o modello, donna o uomo, o entrambi? L'ambiguità di quel volto e il suo sorriso enigmatico rappresentano una sfida continua per ricercatori e studiosi. Una possibile risposta è stata scoperta da Silvano Vinceti negli occhi di Monna Lisa. Due lettere con tanti significati. Il mistero della Gioconda è il rapporto che Leonardo ha con questo dipinto, che non è riconducibile a un rapporto di natura, di tecnica pittorica, di stile, di sfumato, di capacità di cogliere certe espressioni del viso, ma di iniettare dentro quest'opera Leonardo stesso. Quell'L ritrovato nella parte destra non rinvia solo a Lisa Gherardini, ma rinvia a Leonardo. Il ritrovamento dell'S nell'occhio sinistro e nel 72 rappresentano messaggi chiari. L'esse rinvia a Gian Giacomo Caprotti, detto il Salai. Noi ritroviamo nella Gioconda una donna che richiama l'elle e un esse che richiama Salai, perché per Leonardo l'essere umano perfetto, ed era quello che era espresso nel Vecchio Testamento, racchiudeva in modo armonico, fuso e con eleganza e raffinatezza il maschile e il femminile. L'esse, il Salai, rappresenta questa fusione. E l'angelo incarnato è l'espressione più chiara e nitida di questo intreccio in cui si compongono e si confondono il maschile e il femminile. Pensate che Leonardo scrive in un foglio che si trova oggi in Francia, foglio C, nell'Istituto di Francia, del Salai, bugiardo, ladro, ghiotto. Eppure, nonostante quello, viene usato da Leonardo parecchie volte come modello, perché Leonardo scrive, sempre nel Trattato di Pittura, che occorre sempre avere un modello di fronte, non si deve inventare, si può modificare. Quindi quell'esse ci permette di entrare in punta di piedi in ciò che Leonardo cercava o ha cercato di comunicare attraverso quest'opera. La Gioconda rappresenta l'espressione, forse avanzata, di quella che per Leonardo era l'androgeno. Ecco perché alcune caratteristiche di quest'opera, se vi fermate un attimo, vi concentrate, cercate di percepirle bene,
sono stranissimamente ambigue. È forse questa ambiguità che rappresenta l'altro fascino, cioè ha caratteristiche che da un certo punto di vista sembrano un po' maschili. In effetti più di uno storico dell'arte ha evidenziato come la Gioconda potrebbe essere l'espressione, un'espressione maschile. Perfino una studiosa di storia dell'arte della Sorbona di Parigi ha scritto un libro, Le Gioconde, in cui identifica la Gioconda con il Salai. Io credo che invece ci sia questa fusione tra la dimensione femminile e la dimensione maschile, tant'è che non è casuale che nella ricostruzione storica che viene fatta anche della prima modella di cui si avvalse Leonardo, emerge chiaramente dei dati storici incontrovertibili che fu Lisa Gherardini. Noi siamo riusciti ad arrivare a questo risultato anche attraverso l'utilizzo del Photoshop avanzato, una tecnica di sovrapposizione di immagini che oggi viene usata anche nelle forme più sofisticate per individuare alcune caratteristiche che sono riportate anche in alcuni dipinti, o ma viene anche usata in modo particolare dall'FBI per ricostruzioni in caso di omicidio, in caso di deturpazione di visi e di corpi. Bene, nella sovrapposizione che è stata fatta, voi vedete che la parte qui del blocco della fronte e del naso rinviano al Salai. Noi abbiamo fatto un'analisi comparativa di molte opere attraverso le quali Leonardo si avvale del Salai. Penso al Sant'Anna, faccio un esempio, a San Giovanni, la vista, l'ultima opera di Leonardo, splendida, meravigliosa. Ebbene, tutte queste caratteristiche si ritrovano per identificare proprio quella caratteristica fisica, fisionomica del Salai. Questa sovrapposizione rappresenta una conferma da un punto di vista tecnico, scientifico, che Leonardo si avvalse del modello Salai per completare questa sua opera, che in fondo era la sintesi della sua visione filosofica e antropologica, della sua concezione, che l'essere umano perfetto racchiude in sé il femminile e il maschile come caratteristiche che si confondono, ma che giocano allegramente per questa unità perfetta e meravigliosa che Leonardo riteneva essere l'essere umano. Amata e idolatrata, ma anche irrisa, vandalizzata, rubata, la Gioconda continuerà ad essere un'icona mondiale e chissà quanti altri misteri attendono di essere scoperti e svelati in quel piccolo dipinto a olio su tavola di pioppo.